Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Stiamo per uscire io e Andrea, stiamo andando a fare un giretto. Oggi è domenica e non vi ho ripreso ieri perché sono stata tutto il tempo al computer, quindi sarebbe stato un vlog noioso. Visto che ultimamente dite Gloria non fare più weekly perché sono noiosi, allora ho evitato di riprendervi la giornata di ieri perché era particolarmente noiosa. In quest'ultimo periodo non mi pare di aver fatto vedere le solite cose perché sono andata a Berlino, la volta prima c'era San Tito, insomma ci sono state, credo ultimamente, delle cose carine da farvi vedere anche quando sono andata con la Lu in piscina. Non lo so, io a riguardarli mi vedo anche dei pezzi di vita, dei ricordi che mi rimarranno sul canale e dirò: Oddio, guarda quella volta quando sono andata con. Non lo so, io penso di portare anche un po' di compagnia a voi. E buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Ieri avete visto l'inizio del weekly tutta super truccata, poi mi ha abbandonato la videocamera. Sono uscita con mamma ieri sera, siamo andate a mangiare il sushi. Mi dispiace molto di questa cosa perché abbiamo fatto un sacco di risate, sarebbe stato bello riprendere qualcosa. Col telefono non potevo perché ho la memoria super piena e quindi sono molto sfigata, sì. Adesso cosa sto facendo? Sto montando un video molto importante che è quello dei capelli che voi sicuramente credo avrete già visto e tra l'altro sono super eccitata perché sta venendo proprio tipo spot. Io adoro un botto quei video super curati. A me piace un sacco l'editing, vedere un video bello pulito e strutturato e che non sia incasinato o altro dove spieghi e poi la parte carina. Cioè, mi piace se inizio in un modo, voglio finirlo in quel modo. Quindi adesso ho fatto una piccola pausa mentre stavo editando perché sono tipo 3 ore che sono dietro all'editing e ho fatto fino a 1 minuto e 20 di video, che è praticamente pochissimo, però sono tantissime ore, quindi capirete quanto ci sto mettendo per fare questo video. L'avevo immaginato nella mia testa così e sta venendo proprio come l'avevo immaginato. C'è un sole che sta spaccando le pietre, ma in realtà fa un po' freschino. Io sono in maniche corte, ma in stanza. Appena mi sposto ho già freddo perché ho tutte le finestre aperte, ma fa troppo freddo, cioè sta arrivando veramente sì, la primavera, Gloria, l'autunno. Mi stavo facendo la mia bevanda, che ultimamente, come avete visto anche nei preferiti, oramai sto bevendo tutti i giorni, e poi mi volevo fare anche il panino con la Nutella. Che ha visto su Instagram, ho messo questa foto con le Nutelline che mi ha regalato la mia mamma, e perché lasciarle lì? Cioè, e quindi ho detto, vabbè, me le preparo. E qua c'è anche una Freya che ieri gli ho messo l'antipulci, l'antiparassitario, ma continua a togliersi il pelo. Quindi, se sapete perché questo povero gatto si sta, non dico strappando, si continua a leccare. Si lecca in continuazione e sta diventando tutta nuda qua sotto. Non ha più il pelo. Perché ti togli il pelo? Eppure non mi sembra per niente stressata. Cosa c'hai da stressarti in questa vita? Vediamo se basta la Nutellina. Oh mio Dio, che buona la Nutella quando è così sciolta. Io adoro la Nutella sciolta, cioè qualcosa di. Io non la mangio mai la Nutella, è un botto di tempo che non la mangio. Ecco, così almeno mi vedete. Però adesso mi è proprio venuta voglia vederla. È per quello che non le compro, perché se io poi le vedo queste cose, le mangio. Volevo dirvi anche che questa settimana sarà iper noiosa perché a parte domani che viene la mia mamma e dobbiamo strimpellare un po' con la chitarra mentre io canto, abbiamo un'idea in mente. Non succederà niente di che, a parte vedermi con la Giadina, forse andiamo di nuovo da Life. Non farò niente di che. Ovviamente io stando a casa non è che vi posso dire: Ah, sto andando a Central Park, cioè abito in un culonia, non c'è niente vicino a me, non ho patente. Ultimamente mi sto veramente concentrando per quello che vedrete poi sul canale. Più di tanto ovviamente non faccio. Datemi un consiglio, se vi hanno stufato, cioè ditelo, perché ovviamente se sono 3 su 20.000, dico vabbè, non guardare i miei vlog. Se ovviamente ci sono più persone che poi mi dicono: No, Gloria, ci hai rotto. Io non li faccio più, cioè non sto neanche a raccontarvi la mia settimana e piuttosto mi dedico ad altri video, quindi magari faccio video anziché il sabato mettere i weekly, faccio altre cose, ecco. Quindi datemi un consiglio, perché ovviamente il canale, sì, è vero, lo gestisco io, però in base a quello che voi volete vedere. E detto questo, io finisco di mangiare e poi vi faccio vedere che cosa sto facendo, quindi dietro le quinte dell'editing di Gloria. In realtà è Gloria che monta i suoi video o li faccio montare a qualcun altro?
A parte tutto il riflesso che vedete, stavo mettendo questo effetto carinissimo delle luci. E praticamente, allora, qua aumento l'intensità, cambio il colore, vado avanti, diminuisco l'intensità e cambio colore e aumento. Che voce mi è uscita, oh mio Dio! E questo è quanto. Quindi se andiamo a vederlo, ci sarà il colore che cambia. Esatto. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa qua, però prima devo far vedere che cosa ha usato, i prodotti che ha usato. Quindi andiamo a prendere, ecco qua, tutti i singoli video dei prodotti che faccio vedere. Che dovrebbero essere qua, eccoli qua. E li inseriamo qua. Normalmente quando edito tengo sempre sotto la musica perché così faccio tutto a tempo, se ovviamente è un video non parlato. Questo doveva essere un video col voiceover. Avrei voluto fare, cioè quando ho registrato il tutto, quando ho filmato il tutto, ho detto ok, poi faccio il voiceover, dico questo, questo e questo. Alla fine mi sono messa oggi a editarlo. E non mi piace col voiceover, cioè è talmente carino con la musica che non mi va di metterci il voiceover. Preferisco fare le scritte così almeno, non lo so, disturbano secondo me di meno che la voce. Boh, io preferisco preferisco le cose senza audio in realtà, cioè senza la voce, perché poi non mi piace neanche la mia voce registrata, quindi preferisco di gran lunga così. Buongiorno, c'è la mamma, ha dormito qua da me. Buongiorno. Siamo molto molto stressate perché ho passato tutta la mattina a cercare di pubblicare il video, me l'ha segnalato con il coso del copyright praticamente perché la canzone che ho usato l'avevo già usata nel weekly e non me l'aveva segnalata, infatti è una canzone totalmente gratuita, è un remix e adesso me l'ha segnalata così di punto in bianco, aveva deciso di segnalarmela sul video che ci tenevo tanto perché appunto è quello che ci ho messo praticamente più di 6 ore per editarlo ieri, come avete visto. E quindi niente, sono abbastanza stressata di questa cosa perché ho dovuto toglierlo, rieditarlo con un'altra canzone, cioè con la stessa canzone modificata, tipo fatta un po' così, è venuta uno schifo. L'ho caricata, però non me la segnalava, infatti, ho detto fammela provare a cancellare quella vecchia, quella originale, e a ricaricarla e vedere perché ci sono tante altre persone che hanno messo quella canzone, stesse persone non gliela segnala. E perché io sono l'unica stronza a cui deve segnalare la canzone, nonostante io abbia messo i link. Ho provato a rimodificarla e a caricarne un altro, quindi ne sto caricando due con canzoni uguali ma leggermente modificate per vedere quale dei due mi dà problemi. E quindi dobbiamo uscire a fare anche un po' di spesa. E dato che viene Asia con noi, mamma non verrà con me. Cioè andrò io dentro e lei starà fuori al bar, vero? Sì. Possiamo mangiare? Sì, mamma. Non devo instagrammare, dobbiamo filmare. Questa è la pappa e sono le 2 del pomeriggio. Vabbè, io mangio sempre a quest'ora. Sì, è vero. Abbiamo preso anche il pan. Oddio, mi viene da dire il panettone e il tiramisù al panettone e la crema catalana che è là in fondo. Vieni, Asia. C'è anche Asia. Tanto mangia. E niente, buon appetito! Cioè, Ma sono tutte le ditine con dopo ti tagli le cugne, come le chiamai? i denti. Eh sì, le avevo fatte crescere, no, ma tanto la chitarra. Sì. Io non ce l'ho la chitarra, questa è quella che usavo io che ti ho dato a te. Sì, è decisamente perché o mi dai quella, ho provato quella degli Eagles con la chitarra elettrica, è bellissima. Poi perché dici che è diverso? No, è diverso il suono. Il È suono è diverso, è brutto. bello da suonare. Io ho provato la No, chitarra elettrica. l'acustica è l'acustica, mamma. Questa è Io voglio classica. l'ukulele. Il biondo.
Italia. Ah! Oddio, mi fanno male tutti i diti. Sono tutti intorpiditi. Intorpiditi. E un mese ancora sono con i cani. Intorpiditi. Intorpiditi. Ciao, va, troviamo l'holiday. Gloria, su. Stavo in una capanna. Buonasera. Stasera c'è stato il compleanno di Isa e ho lasciato la videocamera di qua, non ho ripreso niente. E però vabbè, abbiamo mangiato la torta, le abbiamo fatto gli auguri, poi ci siamo messi a guardare Stefi 1900, non mi ricordo, vabbè, la ragazza quella che fa schiantare dalle risate. E poi siamo venute di qua, adesso che andiamo a fare la nanna, mamma dorme ancora qua. Cioè, avevo preso i piatti per la torta di Isa e c'era tutto il sale nei piatti, dicevo, ma da dove... Ecco, mi è appena caduta. Ecco, prenderò questa giornata di domani per filmare finalmente il video unboxing. Ho i pacchi da quando sono tornata da Berlino da aprire, che ancora non ho aperto apposta per farci il video. Sono stata molto brava a non aprirli. Buongiorno, c'è ancora la mamma! Buongiorno! Mi sono spaventata, non c'è più la mamma. Non c'è più una mamma. Non ridi. Devo ridere? Non ridi? Rido. Perché mi fai ridere? No, fammi ridere che rido. Allora, stiamo per fare colazione. Volevo fare i French toast. Perché, mamen, non li ho mai assaggiati da men. Abbiamo fatto un test poraccio di Facebook, quelli di Fox. Scopri qual è il tuo uomo ideale. A lei è uscito Derek Shepherd e anche a me. Eppure le risposte erano due uguali, il resto tutte diverse. Però è uscito sempre Derek Shepherd. E quindi niente, è stato molto triste perché in realtà ci accorgiamo che non esiste per noi un Derek Shepherd. Lo vedete qua. Paro paro. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Per fare i French toast adesso metto giù videocamera perché devo usare due mani. E quindi, non so perché sto parlando così. Un tedesco? Sì. Quindi facciamo la colazione. Che tempo del manga. Ah, French toast pronti. Sono venuti molto scuri perché ho messo all'interno il fit chocolate. Ho messo questo qua. E non l'avevo mai provato nell'impasto dei pancake, dei cosi, dei French toast. E devo dire che è venuto pappettoso, adesso lo assaggiamo e vediamo com'è. Poi ho fatto il caffè americano, anche per la mami, e adesso facciamo la pappa. Sì, perché io la chiamo pappa, se avete qualche problema contro il mio modo di chiamare la colazione, il cibo, pappa, non guardate questo video, perché io la continuerò a chiamare pappa, perché pappa, mi piace. Pappa buona. No, perché hanno avuto il coraggio di scrivermi anche ora che chiami pappa, pappa. Pappa, pappa. Cos'hai, due anni? Pappa. Comunque, buon appetito. Io ho millenni, non due anni. Dei millenni. Ti porti bene, mamma? Certo. Mangia la tua pappa, mangia la tua pappa. Ciao, assaggiamo. Solo il profumo. Ma non... Allora, là in fondo c'è Asia, che mangia i biscottini, mentre mamma si sta guardando qualcosa sull'iPad. E io sto comprando il cane in continuazione con i biscottini. Guardate, appena finisce i biscottini, io la guardo, tipo... Lo sai che ho il prossimo? Con i biscottini si comprano sempre i cani. Lo vuoi?